strade gremite di folla ieri pomeriggio a Campobasso per la processione del Venerdì Santo che ha dato vita al cosiddetto Triduo Pasquale, il tempo centrale dell'anno liturgico che celebra gli eventi del mistero pasquale con l'istituzione dell'Eucarestia, la morte e la risurrezione di Cristo, è stato inaugurato dalla processione del Cristo morto e dell'Addolorata partita dalla chiesa Santa Maria della Croce. La processione si è snodata poi nella parte moderna della città, soffermandosi davanti ai luoghi dove la sofferenza è maggiormente presente, come le carceri. A lanciare un messaggio di speranza volto al perdono, un giovane ragazzo albanese recluso. Ascolta le nostre preghiere che oggi ti rivolgiamo per gli emigranti, extracomunitari ed emarginati. Un'altra preghiera vogliamo rivolgerti per le nostre famiglie, per i nostri figli e per tutte le persone che soffrono per la nostra lontananza. Particolarmente, asciuga le lacrime di tutte le mamme che non rivedranno più i loro figli, ma che li rincontreranno nel regno di tuo figlio Gesù Cristo. Queste le forti parole che hanno riempito il cuore dei presenti. A coinvolgere ulteriormente i 700 campobassani presenti all'evento, le commoventi parole e la struggente musica del Teco Vorrei Soffrir, composizione d'inizio Novecento del maestro campobassano Michele De Nigris, su versi di Pietro Metastasio. La processione, iniziata alle ore 18 circa, è stata guidata da Monsignor Brigantini. La scelta serale non è casuale, volendo in un certo qual modo riprodurre la passione di Cristo. Una commemorazione dalle antiche origini, quella della processione del Venerdì Santo di Campobasso, che chiamata inizialmente mortorio, fu istituita nel 1626 nel patto di concordia tra crociati e trinitari.